Ciao Gippi, Ciao. come va? Bene. Diciamo bene, Diciamo diciamo bene. bene. Fa ancora caldo a Roma in questi giorni. Sì, abbastanza. Si tarda questo. Beh, oddio, meglio che faccia caldo che faccia freddo. Basta che non piove. Anche perché la primavera quest'anno non l'abbiamo vista. No, non l'abbiamo vista. Siamo stati una primavera un po' chiusa. Un po' Sì. scandalosa. Pensa, io sono stato qui dentro 3 mesi da solo. Urca. Beh, eri in compagnia di belle cose. Ero in compagnia di cose meravigliose, infatti è stato piacevole. Però 3 mesi da solo qui dentro, Sono 3 mesi da insomma, soli. Ci 3 mesi da solo. racconti un po' come hai imparato, come è nata questa passione per questo mondo qui? Dobbiamo andare indietro di Dobbiamo andare qualche. indietro di parecchio. Considero una cosa che il primo tatuaggio che ho visto lo vidi su mio nonno, che era un vecchino. Capelli bianchi, gli orecchini, sembra forse che fosse così, credo, da quello che fosse un sinti che si era accasato, perché uno che a fine secolo, inizio del secolo, faceva il funambolo, c'aveva un circo, I tatuaggi. tatuato, con orecchini, commerciava in cavalli, solo che zingaro Un poteva banchiere non essere. era Un banchiere, era sicuramente. un vecchino molto a modo, però insomma era probabilmente in gioventù, era un sinti che poi era diventato uno stanziale. E poi ci fu un'altra visione di un cugino di secondo grado che tornò dall'Australia, tipo Coco del Dundee, faceva il cacciatore di Ok, coccodrilli negli anni 50 e rotti, eppure lui, la morte prima del disonore, quelle cose così. E poi in India, Kathmandu, Happy Land, Lom, quelle cose così. Primo tatuaggio fatto ribattuto. Ho ribattuto un tatuaggio fatto da un indianuzzo per la strada, un'amica americana. Però era così un passatempo, un Ok, gioco. quindi l'hai conosciuto nei viaggi che hai detto in India? O l'hai conosciuto qua, No, in Europa? conosciuto in Europa chiaramente perché mio nonno, questo mio Con questi cugino erano personaggi qui. qua. E in India ho avuto l'occasione di comprare la prima macchina, diciamo, pseudo-professionale. La comprai da questo vecchietto che viveva a Goa, famoso Soma, che mi vendette una cassetta con le batterie, Questa cosa qui. questa cosa qui, che adesso fortunatamente sta in ottime mani perché una è finita a Marco Pisa, che ce l'ha nella sua collezione, e un'altra è finita a Hank Schiffmacher, Hanky Panky, che ce n'è un'altra, e le macchine. Poi ci fu un altro che mi vendette delle macchine sempre pseudo Professionali per professionali, l'epoca. che era questo vecchino di Malta, Charlie Panins, che smise di lavorare e quindi mi diede queste macchine, un po' di colori, un po' di cose. Ok, a Ma prove, tentativi, tentativi, un po' era un qua, un po' passatempo, là, era era un un gioco. Io passatempo. facevo un altro lavoro, non Era un gioco. c'entravo niente con tutto quanto questo. Tra l'altro, posto bellissimo, Posto è cioè, meraviglioso, c'è tanta di sì. quella storia qua. Io spero che tu qua hai un'affluenza di 100 persone al giorno. Sfortunatamente l'affluenza è molto bassa perché di questo genere di cose sono in pochi ad essere interessati. E considero una cosa che anche tra i tantissimi tatuatori romani che ce ne stanno Ad oggi un po'. a sufficienza, sono pochissimi quelli che sono venuti a vedere perché non lo so perché, non lo so perché sono. Oggi non so qual è il Però è problema. triste sta cosa, perché è davvero un Comunque, il posto. proprietario di questo posto, che è Antonello Cuomo, Cubo, ha fatto questa cosa, c'era questa bellissima collezione di un'importanza Inestimabile, inestimabile, sì, inestimabile. perché. E ha fatto questa cosa bellissima,
che però viene molto poco visitata. È davvero un peccato. È davvero un peccato. È davvero un peccato, perché c'è davvero da qualsiasi roba. Ma sai che c'è, oggi la cultura non paga, o paga poco. Ma io penso che tra le persone invece di, non dico nuovi, ma uno come me da 10 anni, 15, perché non andare in un posto a... Cioè, è davvero una cosa, è perché tutte una cosa le unica volte, in Italia, oltretutto. Perché tutte le volte che ci si incontra, ah sì, che bello, un giorno devo venire, ah sì, voglio venire, poi via nessuno. Io sinceramente non sapevo di questo posto, giuro, non lo sapevo. Infatti invito chi vuole, che a Roma c'è un posto davvero fantastico dove c'è una storia immensa. Quindi se siete in zona, e se anche non siete in zona, paga poi anche perché poi è accessibile dal centro, ci arrivi in 2 minuti, in macchina trovi parcheggio, stai in un posto piacevolissimo, e c'è una collezione di una quantità di meraviglie del passato non indifferenti. Sì, 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 di tutto e di più. Ci racconti quant'era difficile all'epoca fare questa cosa qua, prendere le cose, gli aghi, i materiali, allora, avere questa passione qui? Allora, io ho comprato questa macchina in India, quindi ti lascia immaginare. Queste macchine oggi ce l'ha Marco Pisa, e le seconde le comprai a Malta da questo vecchino. Una volta io facevo l'assistente di volo all'Italia. Ok. Andai ad Amsterdam. Tutt'altra cosa. Tutt'altra cosa. Andai ad Amsterdam perché volevo comprare una macchinetta. Andai da Tattoo Ole, credo, Tattoo Ole, Tattoo Peter, no, Tattoo Ole. Entrai, c'erano durante uno dei miei avvicendamenti, entrai in questo tattoo shop, c'erano questi tre vecchietti con la barba, con la tazza del caffè, con la pipa. Dissi, ah, buonasera, ah, io veramente volevo comprare una macchinetta. Questi mi guardano, uno di loro mi fa, ma sei un tatuatore? E dico, no. Get the fuck out of here! Ti hanno lanciato fuori così? Mi hanno cacciato via in maniera brutale. Poi uno di loro mi disse, ah, dice, no, vabbè, aspetta, dice, sì, io ho delle cose. Aveva tutto uno studio con le macchine. Dico, quanto vuoi? Sparò una cifra per l'epoca al di sopra delle mie possibilità. Dice, vabbè, dico, grazie, non fa niente. Magari l'hanno fatto anche apposta per... No, vabbè, perché lui voleva una cifra. E niente, poi ho continuato... I primi tentativi erano un gioco, ripeto, con queste macchine da fantascienza. E poi comprai, tramite il vecchino di Malta, il vecchino di Malta fu eccezionale perché mi diede queste due macchine, mi diede dei flash, delle cose, un album bellissimo che è rimasto a Donnini, regalai a Donnini, che a Tattoo in Demo è rimasto lì perché è rimasto lì. E mi fece pagare i colori, mi ricordo, ah, okay, 3 sterline per i colori, quindi praticamente mi regalò tutto. Esatto. Ma la cosa principale, mi diede due indirizzi fondamentali, e uno era Spalding e uno era Davis. Davis era uno dei figli di Burch Davis, che faceva il supplier, sì, a Londra. Quindi andai a Londra e mi comprai queste macchine di Davis. A Londra c'era già un po' il culto prima, no? Rispetto che in Europa. Non erano già un po' più avanti? Stavano molto avanti, però era sempre una cosa un po'... Un po' di nicchia, un po' di nicchia, sì, perché c'era... In Inghilterra si sono sempre tatuati o l'alta società o the working class. E anni prima, comunque, io mi ero tatuato da Leslie Davis, che era il figlio di Burch Davis, senza neanche saperlo. Quindi qualche anno dopo, sì, perché mi fece questa farfalla, e quindi qualche anno dopo andai dal fratello che vendeva macchine e comprai delle macchine che erano abbastanza moderne. Tutto cominciavano ad essere macchine? No, erano macchine, decisamente no. C'era un sistema di pulizia, un sistema di grip che era un po' particolare, però le prime macchine vere furono quelle di Mickey Sharp. Cioè. Mi ha detto anche Mamone prima, stessa identica cosa, sì, le prime macchine qua erano, sì, quelle lì. Ti faccio due domande che sono quasi simili. Quanto è cambiato il mondo, questo mondo, e secondo te dove andrà questo mondo? Beh, è cambiato in maniera... Non so trovare un aggettivo. Dove andrà? Sicuramente a puttane. Perlomeno si diverte, però. Perlomeno si diverte. Magari,
No, non lo trovo molto divertente, è cambiato troppo, è cambiato in maniera, per me, illogica. Il tatuaggio, per me, per il mio giudizio, il tatuaggio è morto. Oggi okay. C'è la dermoillustrazione, che è un'altra cosa. Perché quando vedi una con tutto il rispetto, una signora di 50 anni, di 130 kg, che con tutto il rispetto per la professione potrebbe fare la portiera o la bidella col tatuaggio sul collo, dici ma perché? Sì, tu dici ha perso un po' il senso di appartenenza. Cosa... Una volta ci si dava perché ci si doveva imprimere sulla pelle un ricordo, una storia, un amore, un odio, una cosa. Oggi mi faccio un faro, mi faccio un mandala, che poi non è un mandala, tra le altre cose. Mandala sono una cosa, queste cose floreali, nere, con tutti i puntini, sono un'altra cosa, sono delle divagazioni grafiche. Quindi non c'è più un senso reale, capito? Quindi il mondo il tatuaggio è finito. Ma non ne trovi più, quindi? Proprio morto, secondo te? Non c'è proprio più niente? Un 1%. Poca roba, pochissima roba. Pochissima roba. Però ci sono ancora gente che fa stili storici piuttosto che, no? O che tatua ancora con le bacchette, però anche lì vedi poco... Oggi tantissimi tatuano a mano, hanno ricominciato col hand poke, perché? Perché è una delle tante mode, delle tante manie, come quelli che si tatuano tutti i sacchiant, i tatuaggi magici, o si fanno i mao. Tempo fa stavamo in una convention a Perugia e c'era questo personaggio maori che giustamente eravamo tutti quanti noi, gli chiedevamo delle cose e lui ci disse, ma voi che vi tatuate delle cose maori, esatto, ma che c'entrate? Esatto, è una cosa che penso anch'io a volte. Io che sono un neozelandese, perché l'hanno detto gli inglesi che sono neozelandese, ma io sono un maori, ma non sono neanche maori, perché io sono il suo gruppo, la sua tribù. Noi siamo tante tribù e ognuno di noi appartiene alla sua gente, quindi i maori sono un insieme di... Il mio moco è l'immagine della mia anima. Te, che ti fai un moco, ti fai una rappresentazione, che te fai? Non c'è motivo. Esatto, no. Il mio moco è per gli altri. La mia testa è per il cielo. Lui aveva un cappellino, c'aveva. E la mia testa la può vedere soltanto il cielo. Quando io prendo un aereo, mi metto tutta una crema, perché così non si vede, perché mi devo togliere il cappello per la sicurezza. Quindi c'è tutta una... Quindi noi ci mettiamo addosso, oggi c'è gente che fa delle cose pseudo-tribali bellissime, sono delle divagazioni grafiche. Tanti anni fa, quando ci fu quella che rotolava giù dalla sabbia, che c'aveva una cosa sul fondo schiena, che era la pubblicità dell'Algida, non so se te la ricordi. No, non me la ricordo. Allora, il buon Leo Zulueta, che è stato uno dei precursori del Modern Tribal, ha lanciato questa cosa insieme ad Automei e ad altri negli Stati Uniti sul tribale. E ci fu una pubblicità dell'Algida, che c'era questa fanciulla che rotolava per una duna di sabbia e ci aveva una di questi tatuaggi tribali, queste lingue sinuose che faceva Leo sul fondo schiena. Da lì in poi cominciò la moda dei fondoschiena tatuati. Dei fondoschiena tatuati e dei tribali. C'era gente che veniva su, che mi fai un'aquila tribale? Che cazzo dici un'aquila tribale? Che cos'è un'aquila tribale? un drago tribale. Quindi secondo il tuo punto di vista, portare addosso segni di cultura che neanche sai chi sono, non è che sia così rispettoso. No. Poi, magari scimmiottarlo è forse meglio che non farsi un testo sacro di una cultura che non conosci. Io adesso ultimamente sono tornato un po' di mesi fa dalla Birmania, ho trovato un trattato di tatuaggi birmani, di tatuaggi magici. Per loro
Poi c'era un monaco che mi stava a Bangkok, alla convention di Bangkok, ho trovato questo monaco thailandese che è riuscito a tradurmi delle cose di questo libretto che è in birmano e mi ha raccontato delle cose su, questi, su queste immagini. Però il tatuaggio magico sacchiante thailandese o birmano per noi non ha nessun significato, perché tu puoi credere te che se ti faccio una certa cosa, se uno te spara la pallottola ti attraverso, non te fa niente? Non proprio. Quindi non ha significato. Quindi tutti quanti questi che si sono tatuati, tutte quante queste cose, perché Angelina Jolie si è fatta una preghiera sulla schiena e quello che gliel'ha fatta, che è un monaco, un pseudo monaco, tale, non si sa bene chi è diventato stramiliardario, perché vanno tutti da lui a farsi il tatuaggio magico. E lì è un po' così, una banda di mongoli. Una banda di mongoli. Ma tu, detto tutto questo, hai ancora la passione e la voglia? Cioè, lo senti ancora il tuo mondo? No. Non lo senti più? No. Io tatuo soltanto qualche amico, qualche vecchio cliente, quando mi va, se ci abbiamo una cosa che mi piace, che piace a me e che piace a lui. Okay. Quando posso fare, io amo tatuare, però mi hanno fatto passare la voglia. Ok, mi c'è ancora la passione, però lo trovi un mondo stretto e scomodo. Cioè, è un mondo stretto e scomodo, è diventato una cosa, è diventato una cosa senza senso. Vedo gente che si tratta delle cose senza senso e fondamentalmente vedo tantissimi che, specialmente negli ultimi anni, con questa follia che c'è stata dell'old style, che non era old style ma era un new old style, tutti questi, queste macchie senza senso, che se mi faccio il faro, mi faccio le ciliegie, mi faccio la zingara, la Gibson Lady era una cosa, la zingara è un'altra cosa, che poi magari vedono lo zingaro per strada, poi sputano, sporco zingaro, però c'è la zingara. Quindi passione sì, ma fino a un certo punto, adesso abbiamo detto. Passione sì, no, la passione mi è rimasta e c'è un po' di amarezza, no, non voglio dire amarezza. Sei dispiaciuto? Sì, sono dispiaciuto che quello che ho fatto io e altri, chiaramente, che abbiamo creato, molto spesso, come ti dicevo prima, qualcuno quando mi dice: ah, maestro, buongiorno, io non sono maestro di nessuno, sono solo più vecchio di altri. Gian Maurizio più, no, Spadaccini è più vecchio di Gian Maurizio è più vecchio di me, siamo i tre più vecchi. C'è un sacco di gente che negli anni ha raccontato un sacco di puttanate, chi più ne ha più ne metta, e io me le ricordo tutte perché, essendo più vecchio, certo. E però vedere quello che in cui abbiamo creduto, che abbiamo fatto, io mi ricordo quando sedevo sull'autobus tornando dall'India con le prime cose che c'avevo, la gente si scansava. Immagino. Hai capito? Perché eravamo i quelle carcerate, che poi pure lì c'è questa cosa, in questi giorni a Roma c'è stato questo omicidio di questi due deficienti che hanno ammazzato quel povero disgraziato, che sono tutti quanti tatuati. Oggi c'era un articolo sul giornale di un giornalista che è una povera idiota, ha tatuati il tatuaggio come se quei cretini fossero tatuati. Ancora oggi c'è il pregiudizio che fossero scemi per i tatuaggi, perché erano, certo, tatuati, e quindi sono tutti tatuati. Siamo tutti tatuati ormai, e quindi dire. Siamo un popolo di delinquenti, non ho capito questo retaggio lombrosiano. E quindi mi dispiace il fatto che questa cosa bellissima, che ha una sua storia, una sua cultura, una sua motivazione, sia diventata così banale. Okay. Tempo fa c'era un'altra. Sì, tempo fa c'era una tatuatrice romana, bravissima tra le altre cose, che fa iperrealistico, e mi ha detto: oddio mio, oggi devo fare un altro Minosse. Cioè, vedete queste facce, le facevamo al liceo artistico, facevamo queste statue di gesso. Sì. E tutti che si tatuano Minosse, o la Madonna, o gli angeli. Perché? Perché sono divagazioni grafiche bellissime,
questi chiaroscuri, queste cose, che però non c'erano un significato. Perché ti è stato Minosse? Ma chi cazzo sei? E poi tutti che sei stato Minosse. Magari gli piace il livello estetico, è diventato davvero soltanto livello estetico a volte. Certo. Io non la vedo esattamente così estremamente, ma anche secondo me il tattoo è una cosa, è quello che era, che se ne trova poco, e oggi è... Il tattuaggio è una cosa che ti devi, che ti sono, sai, perché devi ricordare... Sono illustrazioni, una... illustrazioni sulla pelle. Insomma, sì, io amo darmi illustrazioni. È sicuramente un'altra cosa. È non un'altra so che cosa. Nome può avere, però sicuramente un'altra cosa. Se ci fai caso, tutti quanti questi che sono super coperti di tatuaggi, oggi c'è gente che si tatua il primo tatuaggio, se lo fa sulla mano o sul collo. Quello è che hanno 15 anni a volte. Cioè, a me spiace, perché questi qua non si rendono conto. Quelli sono dei criminali che glielo fa. Sì, sicuramente, sicuramente. Quindi etica zero, finita. Però a me spiace che queste persone magari a 20 anni si romperanno i coglioni. Etica zero, l'etica è finita. In questo mondo invece dove ci dovrebbe essere un'etica estrema. Ma il problema fondamentale, una volta uno cominciava a tatuarsi, una volta in giacca e cravatta, tutto il dottore non te ne rendevi conto. Ah, esatto. Paul Roger era in giacca e cravatta, no, tutti i vecchi tatuatori erano tutti come i quanti... giapponesi, facevano il giro la manica e poi le braccia. Esatto. Adesso il contrario, si comincia dalla faccia, dal collo e poi l'altro giorno parlavo con dei giovani che stavamo a cena e... Ah, se mi faccio il collo me lo faccio da, poi qui la mano me lo faccio da, ma che sei scemo? Cioè, il collo, ma perché ti devi tatuare il collo? Che cos'è questa? Per una roba visiva, per, soltanto per... Le... Anni fa, 1985, ci fu la mostra L'asino e la zebra, che non fecero i mercati italianei, fecero questa manifestazione, dove, perché era una manifestazione fatta dal Comune di Roma, dall'assessorato alla cultura, e Ed Hardy organizzò questa cosa. E c'era una marea di tatuatori, io infatti conobbi là tutti, un sacco di gente, e poi siamo diventati amici, che fino all'85 in Italia eravamo degli sconosciuti. Quindi il 1985 è stato... Ero troppo giovane io. Vabbè, è stato l'inizio di questa cosa, che io ho avuto la fortuna di conoscere tutti quanti questi personaggi. Uno, Felix Liu, il papà di Philip, già lo conoscevo da prima. Comunque tutti quanti gli altri, Ed Hardy, Nakano, Shotzi Gorman, Pinky Yan, c'era la marea dei vecchi, delle vecchie glorie. Ho avuto la fortuna di conoscerli in quell'occasione e mi ricordo che quello che faceva scalpore era Ed Hardy, perché sì, in giacca e cravatta c'aveva un pezzettino di ala, un pezzettino. Ed era un tatuatore lui, soprattutto. Ed Hardy, che gli usciva dalla camicia, però stava in giacca e cravatta, capito? Oggi l'ultimo cretino che si è comprato la macchinetta cinese, come minimo c'ha un bodysuit completo, di puttanata, senza logica. E i cinesi sono degli altri che ci hanno visto lungo adesso. Stanno investendo... 12 anni fa, la mia seconda moglie è vietnamita. Dissi a mia moglie, grazie, fammi una cosa. Siamo a Vietnam, siamo qui, dico, quasi quasi apro uno studio in Vietnam. Lei mi dice, no, ma che fai, apri uno studio in Vietnam? Ma chi sei stato in Vietnam? Solo i carcerati. Ce lo vedi come guarda la gente quando andiamo in giro? In Italia, sì. Se tu oggi vai in Vietnam, a parte che sono tutti tatuati, ma non il pezzo, il braccio, la gamba, la schiena, il corpo, e ci sono decine di tattoo studio, addirittura ci hanno 2-3 convention a città. In Cina, come sta anche arrivando qui, in Cina ci hanno avuto un'escalation pazzesca. Guarda soltanto i supplier. Se oggi i cinesi smettessero di fare gli aghi, il 95% dei tatuatori smetterebbe di tatuare, perché nessuno sa fare gli aghi. È vero, è vero, è vero.
se togliessero di torno le rotative, adesso arrivano le wireless, le viste, le wireless, certo. Se venissero, se togliessero le rotative, il 50% smetterebbe di tatuare perché non le sanno settare. Ma meno male, così torna la passione. Cioè, all'epoca farsi gli aghi era davvero per passione quella roba lì. No, chi cazzo lo faceva fare quella roba lì? E poi lo facevi all'amico, magari non gli chiedevi neanche niente, che neanche tu sapevi cosa stavi facendo. Esattamente. Cioè, lì era davvero. A parte il gioco in sé, perché era il gioco, era il gioco in sé, era un'avventura, era una cosa bellissima, era una passione. Dopo che poi piano piano è diventata una professione. Mi puoi dare un consiglio, respirando prima, puoi dare un consiglio a un giovane che vuole entrare in questo mondo? Se uno ha la passione, parla da fare i panini. No, no, dai, non dirmi. Se uno ha proprio voglia, che ama l'ara, ama il tattoo, ama la storia. Sì, ma vedi, c'è un punto fondamentale. Allora, uno che ama questo mondo, ama la storia, ama questo lavoro, il concetto, se lo fa perché gli piace, lo può fare, ma lo facesse per passione. Ok. Non per professione. Perché oggi, e io lo dico sempre anche ai ragazzi che stanno qua, che sono, vivono di pane e tatuaggio, oggi come oggi, se pensi di diventare, ce n'era uno specialmente che stava qua, che era, se pensi di diventare il novello mago del tatuaggio, mm-hmm, il nuovo stile, la nuova, o sei veramente pigro della mirandola e non lo sei, okay, perché c'è, oggi come oggi c'è della gente di una bravura pazzesca, fanno delle cose stratosferiche, quindi è difficile riuscire a andare oltre quel grado di bravura. Se pensi di inventare qualcosa di nuovo, auguri. Non lo so che cosa si può inventare, perché si è inventato veramente quasi tutto. Quindi farlo come professione è veramente molto dura. Quindi chi ha l'idea di fare questo come lavoro e vivere di questo oggi, per me è un illuso. Ok. Quindi fai una cosa che ti piace fare e tatua perché ti piace tatuare, perché hai la passione di quello che fai, e ritagliati il tuo piccolo angolo di appassionati che seguono, che ti seguono perché amano quello che fai. Però farlo proprio per lavoro, oggi come oggi, poi l'avrei visto andando in giro per studi dove ci sono 20 tatuatori, 15, 10, 8, che stanno lì che si guardano e se girano i pollici, e quando gli dici, ah che bello, ah sì, al museo ci vorrei tanto venire, dico, cazzo, stai qui che non fai niente tutto il giorno, vieni a vedere, no? Cioè, vieni, lo vedi, e, sì sì, un giorno vengo. Passerò. Il tatuaggio non c'è più, ma queste illustrazioni nuove ti piacciono? Anche se non è più quel tatuaggio lì? Sì e no. Dai, una cosa però me la potevi dire. No, certo, fatto bene. No, sì e no, ti spiego perché. No. Perché moltissima di questa cosa, c'è un problema, che moltissimi di questi lavori meravigliosi purtroppo hanno un lasso di tempo molto breve. Vita breve. Nel senso, tutti questi mandala, tutte queste cose grafiche, optical, eccetera, la pelle è una cosa viva, la pelle è una cosa che si modifica, la pelle è una cosa che si muove. Loro, che hanno cominciato l'altro ieri e sono di una bravura unica, eccezionale, dovrebbero farlo sulla pelle, sulla carta, sulla tela, perché la carta e la tela rimane là, immobile, e fanno una cosa artistica. Farlo sulla pelle è una stronzata, perché nel brevissimo tempo di pochi anni, se va bene, quello che hanno fatto scompare. Pensa al poro Fedez che c'ha quel collo tutto pieno di puntini. Questo tatuaggio... C'è anche uno studio da su Fedez, eh? Eh? C'è anche uno studio. Ecco, uno studio. Questo tatuaggio qua, questo, me lo fece tanti anni fa Brian Everett. Brian Everett, che poi è stato uno degli ultimi presidenti della National Tattoo Association americana. Ed era tutto quanto, era un dot work. Ok? È una macchia. Era. Era. Era una macchia.
Quindi il povero Fedez, tra qualche anno, quando gli verrà la pappagorgia che ci avrà 55-60 anni, ci avrà una macchia in forme sotto il collo. E come lui tanti altri. C'è la barba, farà crescere la barba. Se farà crescere la barba, sperando che gli cresca. Capito? Quindi tutti quanti questi ci avranno, tutti quanti questi che hanno questi volti bellissimi, fatti, sfumati, iperrealistici, bellissimi, ci avranno delle macchie. Perché? Che cosa succede? Che non hanno la conoscenza, avendo cominciato l'altro ieri, di cosa rimarrà dei loro lavori a distanza di 30 anni. Ma senza neanche andare troppo in là, io ho visto clienti, in questi anni ne ho visti un po', che anche solo la banale scritta sotto qua, certo, era un gabbiano ormai, certo, o sul fondo schiena dritta. Poi magari lo porti così perché è un ricordo. Perché è un ricordo, siamo d'accordo. Però una cosa che tu c'hai una cosina che sta lì, va bene. Una cosa che ti sei fatto... braccio, la schiena, una parte visibile del corpo soffrendo, spendendo, e poi ti ritrovi una macchia in forma. A quel punto lì faranno tutto nero. Perché va di moda, lì faranno tutto nero. Perché va di moda anche tutto nero. Mi fai una fascia? Dico, ragazzi, ma lo sapete che sono le fasce? No, però fa figo. Una cosa tribale? No, non è una cosa tribale. C'è una sua specifica ben precisa. Poi quando glielo spieghi, ah no, no, beh, magari allora non me lo faccio. Ah, ecco, magari non te lo fai, bravo. Ma per tante cose così, cioè non hanno, è davvero estetico. Io però sono rompicoglioni e quindi... Sai quanti piace il Buddha, si fanno il Buddha e magari credono in Gesù Cristo. Non dico che sia bene uno o l'altro, però nel senso, non sei neanche credente. Cioè, vabbè, però... Gippi, starei qua 75 ore, però non possiamo fare un'intervista di 5 settimane. Tornerò. Anche magari. Perché ti direi sempre le stesse cose. Cominciare a diventare monotono. Diventerei ancora più antipatico. È stato un piacere. Ci vediamo prossimamente. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.